Buongiorno a tutti da Elisabetta Podrini. Oggi Risto Training vi porta a Pesaro, alla Locanda Ricci, incastonata nel suggestivo borgo medievale di Novilara. Il luogo ideale per godere dell'esperienza unica di assaporare la buona cucina marchigiana avvolti dall'atmosfera magica e romantica dell'ambiente. Il ristorante può accogliere sia coppie e famiglie sia comitive più numerose, perché dispone di diverse sale interne con pavimenti in cotto, travi a vista, soffitti affrescati, curate e raffinate negli arredi, e dispone anche di un ampio e delizioso cortile interno. La Locanda Ricci propone una cucina tradizionale rivisitata con creatività, con piatti realizzati con prodotti di stagione e materie prime di ottima qualità. Variegata la carta delle pietanze, dai ricchi antipasti di salumi e formaggi tipici del territorio, fino ai primi di pasta fresca realizzata a mano, alle carni provenienti da piccoli allevatori del luogo, fino agli sfiziosi dessert, il tutto accompagnato da vini locali e birre artigianali. Qui potete gustare anche una grande varietà di pizze, sia tradizionali sia con farina biologica di Kamut. Potete trovare anche menù etnici o serate a tema. Conosciamo ora la titolare della Locanda Ricci, Bruna Santini, alla quale chiediamo quali sono le specialità della tua locanda. Una delle nostre specialità è il maialino al forno. È un maialino di circa 20 kg che viene dissossato e farcito all'interno con aglio e finocchio selvatico. Viene poi fatta una cottura molto lenta al forno di 4-5 ore proprio per avere una carne tenera e un piatto che rimane molto gustoso al palato. Oltre al maialino potrete trovare anche l'occhio in porchetta, che è una cosa un po' difficile da trovare in questa zona. Tra i primi piatti vi consiglio i capellacci ripieni di ricotta e cicoria, che vengono poi conditi con della salsa di parmigiano e del formaggio di fossa. La videoricetta di oggi è passatelli con tartufo nero e marsala secco. Realizziamo i passatelli, gli ingredienti che ci servono sono pane raffermo, parmigiano grattugiato, le uova, la farina, la scorza di limone che andremo a grattugiare, noce moscata e sale. Incominciamo a impastare, appoggiamo il pane, il parmigiano e la farina e poi andiamo a rompere le uova nel mezzo. Il limone lo grattugiamo. A questo punto la noce moscata e un pizzico di sale. E adesso andiamo a amalgamare tutti gli ingredienti. Prepariamo la base del condimento per i nostri passatelli. Burro e naturalmente tartufo nero. Aggiungiamo il marsala secco. Andiamo a fare i nostri passatelli. Stanno in acqua pochissimo, giusto il tempo che vengono a galla. Sono pronti, quindi li andiamo a scolare e li mettiamo nella nostra padella. I passatelli sono pronti, andiamo a impiattarli. Dalla Locanda Ricci un piatto particolarmente sfizioso, passatelli con tartufo nero e marsala secco. Risto Training, la buona cucina italiana.